gli attentati terroristici si abbattono riducendo il numero delle presenze agli eventi, sinceramente. Tanta gente, anche di amici che conosco, evitano i posti dove c'è tanta aggregazione proprio per questo discorso. Rispetto agli anni scorsi, diciamo che è stato più che dimezzato il numero massimo di persone in piazza, si è passati da 60.000 persone a 23.000 persone. Secondo te è una decisione giusta? Diciamo che c'è abbastanza un allarmismo rispetto a quello che è successo recentemente a Torino nella finale di Champions League, quindi secondo me è molto allarmismo quello che si è creato. Non è in questo modo che si riduce, perché anche con 23.000 persone può succedere il finimondo. Non è già un po' una sconfitta quella di diminuire le persone in piazza per garantire la sicurezza? Assolutamente, sì. È già una sconfitta, appunto, questa riduzione drastica e questo aumento di controlli, questo anche la negazione di far entrare determinate cose, determinati oggetti personali che devono essere lasciati all'ingresso oppure buttati via. Abbiamo portato quell'apposito attrezzo per fare le foto con il telefono, non mi hanno fatto entrare, ecco perché siamo fuori. Se no altrimenti era davanti al palco, perché siamo arrivati intorno alle 2. Quindi lei è arrivato alle 2, avrebbe potuto essere davanti al palco, ma per colpa di un selfie stick è rimasto fuori. Esatto, sì. È una sconfitta sicuramente, però purtroppo inevitabile secondo me, perché non dipende da noi, dipende, diciamo, da certe persone che fanno quello che fanno e quindi uno deve riorganizzarsi e reinventarsi tutto. Siamo tutte vittime di quello che sta succedendo nel mondo purtroppo e mi sa che la causa sia anche nei problemi di sicurezza che ci sono. Dimezzare il numero di persone in piazza non è in qualche modo dar la vinta a chi vuole la paura nelle piazze europee? Sì, è far vincere loro praticamente, è arrendersi al loro, diciamo, potere. Loro così dimostrano che sono riusciti a portare la paura, diciamo, nelle nostre menti, nei nostri cuori. Secondo te una piazza mezza vuota? È una piazza di merda. È una piazza, ecco, diciamo che qualcuno mi ha rubato le parole. Una piazza vuota non è mai bella da vedere, con tanta gente che si diverte, tutto, è sicuramente un altro concerto, un'altra piazza, però penso che i cantanti faranno il loro dovere, ci divertiremo lo stesso.